Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Nel corso del mese di gennaio 2020 vi ho parlato di film che ho recuperato, di film che sono stato in grado di guardare nel periodo festivo e quindi dei quali ho potuto fare una piccola analisi. Adesso, prima di concludere questo discorso cinematografico, vorrei parlarvi di un canale YouTube italiano che realizza dei cortometraggi. Ed è un discorso molto particolare quello che voglio farvi, perché sto parlando di un canale YouTube che realizza cortometraggi parodia. E quindi la prima cosa che penserete è: ok, ci vuoi parlare del classico canale con quattro amici che si vedono davanti a una telecamera e realizzano un cortometraggio per ridere. E sì, fondamentalmente è quello, ma in realtà è qualcosa un pochino più importante di quello. Per cui seguitemi lungo questo episodio, che vi spiego meglio. Loro sono dei ragazzi, un gruppo di amici, di Bassano del Grappa. Sono molto bravi in quello che fanno, veramente molto bravi, talmente bravi da lasciare letteralmente senza parole. Perché il canale di cui vi parlo oggi non è semplicemente un canale che realizza dei cortometraggi parodia, bensì un canale che innanzitutto realizza dei cortometraggi di un altissimo livello, con una grandissima qualità, una grandissima cura per i dettagli, una grandissima cura per le scenografie, per i costumi, per la sceneggiatura, del materiale video veramente ben curato, con delle ottime scelte di fotografia, delle ottime scelte di montaggio, tutto quanto veramente ad altissimo livello, e tutto quanto dedicato a realizzare dei cortometraggi che, con l'uso dell'arma della parodia, con l'uso dell'arma del grottesco, vogliono essere una sorta di critica più o meno marcata alla società dello spettacolo e della cultura. Il loro team annovera dei tecnici e degli attori veramente professionisti, e si vede che sono molto molto bravi, e il risultato finale è sempre qualcosa di incredibilmente eccellente, sono tante piccole perle. Prima di continuare, sto parlando del canale YouTube di Jacopo Teach e degli amici. Il canale si chiama The Teach Workshop, trovate il link sul doobly-doo e sulla scheda, andate e iscrivetevi, vedrete che non ve ne pentirete, innanzitutto perché i loro contenuti sono molto simpatici molto divertenti, ma soprattutto perché i loro contenuti, come ripeto, sono ad altissimo livello qualitativo, ad altissimo livello di contenuto. Alcuni dei cortometraggi che hanno realizzato, tra l'altro, nel loro essere una critica e una parodia a quella che è la cultura moderna, riescono a essere molto attuali, anche se sono un tantino datati. Cominciamo infatti con un argomento che in questo periodo in cui sto girando il vlog, tra l'altro, è anche tornato tristemente in auge, ed è quello della Terza Guerra Mondiale. Cominciamo quindi con un cortometraggio realizzato con la forma del documentario, il Mocumentary, ed è un documentario che ci parla della Terza Guerra Mondiale. Nello specifico, il caro dottor Gigione Bastrazza ci spiega come sopravvivere alla Terza Guerra Mondiale. È un corto realizzato con fondi molto limitati, molto con l'idea di divertirsi tutti assieme, ma già comunque mostra la professionalità che c'è alle spalle nei lavori di The Teach Workshop, e l'ho trovato molto divertente, e nel messaggio che lancia, anche se è un cortometraggio già di qualche anno, comunque l'ho trovato molto molto attuale. Quindi il primo video che vi segnalo, come sopravvivere alla Terza Guerra Mondiale, lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata. Ma ho parlato di professionalità, ho parlato di altissima qualità nella scelta delle scenografie, nella scelta dei costumi. Vediamo una parodia realizzata con l'idea di lanciare ancora un messaggio di critica molto importante a una certa forma di cultura che c'è qui in Italia, e lo vediamo in un cortometraggio che non solo rappresenta una parodia della saga di Ritorno al Futuro, non solo lancia un messaggio ben preciso nell'ambito della cultura italiana che c'è di un certo livello, ma ci mostra anche la grandissima professionalità dei ragazzi. Il cortometraggio a cui mi riferisco è intitolato Ritorno al Risorgimento. Ha delle punte che rasentano il grosso
grottesco, eppure è realizzato in maniera molto equilibrata, è realizzato in maniera molto simpatica, mi è piaciuto e mi ha divertito tantissimo, e comunque mostra una grandissima professionalità nella recitazione, nei costumi, nelle atmosfere. È una cosa realizzata per poter ridere tutti assieme, eppure si vede che sotto c'è una grandissima professionalità. E vi consiglio di guardarlo molto attentamente, perché al di là dell'essere divertente è anche un cortometraggio che lancia una critica molto molto importante. Pertanto il secondo cortometraggio che vi segnalo del canale The Teach Workshop è Ritorno al Risorgimento, video che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, dategli un'occhiata, vedrete che vi piacerà veramente, veramente tantissimo. I ragazzi di The Teach Workshop mettono moltissima cura nei lavori che realizzano, e questo purtroppo li limita un pochino, soprattutto nella quantità di video che vengono pubblicati nel corso del tempo, perché non escono moltissimi lavori, esce un cortometraggio ogni tanto, mediamente ogni 1-2 mesi riesce a uscire qualcosa, ma non sempre. Però ogni volta, innanzitutto, l'attesa è stata molto valida, perché si ha il piacere di aspettare quando poi, dopo l'attesa, i risultati che ci sono sono di questo livello. Ma come secondo punto veramente molto importante abbiamo che l'ultimo cortometraggio che hanno pubblicato al momento in cui sto girando questo vlog ha realizzato intorno alle 2000 visualizzazioni, e questo mi mette in evidenza ancor di più quel fenomeno di cui ho parlato ogni tanto su YouTube, del cosiddetto bubblegum content. YouTube sembra essere una piattaforma che spinge soprattutto su quei contenuti come la bubblegum music, mordi e fuggi, qualcosa che guarda «Ah sì, simpatico, ok, passiamo al prossimo», «Ah sì, simpatico, ora passiamo al prossimo», e quindi contenuti da masticare e poi sputare via. E questo devo dire che mi dispiace moltissimo, perché la piattaforma comprende una serie di nicchie veramente molto molto interessanti, e la nicchia di chi realizza dei cortometraggi che, ok, sono delle parodie, sono realizzati per ridere, ma che comunque mostrano una grandissima professionalità, mostrano una grandissima cura per i dettagli, mostrano una grandissima capacità di mettersi in gioco, moltissimi attori professionisti si sono messi in gioco in The Teach Workshop con l'idea poi di avere anche curriculum, di poter fare anche altri progetti più seri, più importanti, ma intanto hanno avuto la capacità e la voglia di mettersi in gioco anche giocando proprio con i cortometraggi di The Teach Workshop. Ed è una cosa che apprezzo tantissimo, perché sono contenuti veramente molto belli, e come dicevo, l'ultimo cortometraggio che hanno realizzato al momento che sto girando questo vlog ha realizzato in questo momento, oggi, intorno alle 2000 visualizzazioni, che sono dei numeri bassissimi, ridicoli. Quindi l'ultimo cortometraggio che voglio segnalarvi del canale è una parodia molto ben curata, che di nuovo è una pesante critica a un certo livello di cultura che c'è qui in Italia. È una critica che al momento è molto attuale e temo che rimarrà molto attuale per parecchio tempo. È una parodia di Blade Runner, ed è una parodia realizzata con l'idea di analizzare quale appiattimento di cultura c'è qui in Italia. Il cortometraggio è intitolato Fake Runner, il cacciatore di analfabeti funzionali, ed è realizzato con un livello tecnico altissimo, degno della miglior produzione cinematografica o della miglior serie TV di fantascienza. È realizzato con una grandissima recitazione, è una cosa che porta anche delle punte di grottesco, ma che sono delle punte di grottesco che vengono realizzate proprio per essere una critica pesante e non del grottesco realizzato come fine a se stesso semplicemente per far ridere. Non vi faccio nessuno spoiler, il cortometraggio è Fake Runner, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, dategli un'occhiata e soprattutto, in particolar modo questo cortometraggio, condividetelo con i vostri amici, perché è assurdo che un lavoro di un livello così elevato abbia un così basso numero di visualizzazioni. Quindi il loro canale è The Teach Workshop, sono dei ragazzi italiani, sono bravissimi, meritano tantissimo, quindi condividete il loro canale, iscrivetevi, parlate del canale The Teach Workshop con i vostri amici, cerchiamo di far crescere su YouTube
YouTube queste piccole nicchie di contenuti ad altissimo livello, cerchiamo di dimostrare che YouTube non è semplicemente una piattaforma per il bubblegum content. Credo che questo sia il messaggio più importante da lanciare. Bene ragazzi, anche oggi ho concluso. Spero di essere riuscito a farvi conoscere un canale YouTube molto interessante e a mostrarvi che anche qui in Italia abbiamo delle piccole perle veramente molto interessanti. Se ce l'ho fatta vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog, ma soprattutto il canale di The Teach Workshop, con i vostri amici, anche su WhatsApp, Telegram o altre piattaforme social. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. E questo buon profumo di nuovo iscritto potrebbe anche essere una critica al cattivo odore di masticato e sputato che fanno alcuni contenuti su YouTube. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e ricevere occasionalmente piccole curiosità dietro le quinte riguardo ai video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi sul diario di viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!